Ciao a tutti ragazzi, sono Carly. Oi, che Carly. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su questa scrivania, qua, tutti insieme riuniti. Vi ho portato un video reaction. Molti di voi mi chiedono se guardo i video di Ale Kendall, che come molti di voi sapranno è il mio ragazzo, io sono la sua fidanzata. E mi chiedete molti se guardo i suoi video. La verità è no, io non guardo i suoi video. Molti di voi credono che sia così, invece no. Quindi oggi siamo qua a reagire a uno dei suoi vecchissimi video. Cioè non è uno, sono quattro video, scusate. Quattro video che ha fatto circa nel 2018 insieme a Bella Faccia. Sono dei vlog. E il primo a cui andremo a reagire è Kendall e Bella Faccia insieme per la prima volta. Vlog. Allora si parte con anch'io. Bella Faccia che sta facendo Google. Una chiamata. Non ho okay, capito a cosa. La famosissima sigla di Kendall. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oh mio Dio! Oh mio Dio! I capelli di Ale! Oh mio Dio! Sembrano un cesto di vimini. Ed è tutto sbarbato. È tutto sbarbato, non ti riesco a prendere sul serio. Lo so, ne porto veramente pochi nel canale, però sono vlog importanti. Infatti, mi trovo in Emilia Romagna, a Ferrara. Visto che lui abita a San Marino, abbiamo deciso di incontrarci a Firenze. Lo so, non ha senso come cosa, però... Sì, effettivamente non ha proprio senso. Sappiamo... Tu sei a Ferrara e lui è a San Marino e vi incontrate a Firenze. Cosa? Perché... Non potevate vedervi a Rimini? Ovviamente che è una delle città più belle d'Italia e quindi non vedo l'ora di visitarla. 8, esatto. Cos'è questo cellulare medievale? Treno, quindi... Prima andiamo a lavarci i denti. Ragazzi, riuscite a vedere la nebbia assurda? Porca miseria, ragazzi. Non ho mai visto così tanta nebbia. No, scusate, ma dov'è? Anche... È mezzo un tornado. Che cosa c'è qua dietro? Perché è tutto così bianco? Non ho niente, ho soltanto il giubbotto in tinta coi pantaloni. Oggi mi potrebbero scambiare per un credo militare. Credo sia il giubbotto che anche adesso. Tipo un ammasso di poltiglia con tutta questa umidità. Vi giuro ragazzi, non si riesce a vedere neanche. Oh mio Dio, qua si vede proprio che sei al nord comunque con tutta sta nebbia. C'è veramente troppa nebbia. Oh, il freccia che credo che sia in orario forse per la primissima volta. Scusate, quando ha detto eccolo pensavo fosse sto vecchietto qua in mezzo. Ciao. Allora, premessa. Oh. Premessa, io non ho mai visto Bella Faccia dal vivo. Anche questo ve l'avete chiesto in tanti. No, non ci siamo ancora mai visti. Quindi non ho la minima idea di com'era prima né di com'è adesso. Perché non guardo i suoi video dove c'è la sua faccia. Buoni sti panini, buoni. Il mio primo vlog. Ma sono dentro in industria a fare colazione. Comunque sì, quando ho conosciuto Ale non aveva la barba, però adesso ce l'ha e vederlo senza barba così è ancora uno shock. Non riesco a passarci sopra. C'è il cinghialotto più grande. Dimmi che non prendono davvero l'animale, dimmi che non lo prendono veramente. Non lo so cosa dire. No, sì, per forza. Lasciate un like. Fai il turista. Bella Faccia. Stavo per dire io. Me l'ha proprio rubata. Stavo per dire Bella Faccia è il classico turista con gli occhiali e lo smartphone in mano per fare le foto. Sono un turista. Ma guarda là, è bellissimo. Sì, è bella Firenze. Ti do 5 euro se ti fai la foto con quella ragazza adesso. Aia, aia, cosa direbbe la Rebby? Cosa direbbe la Rebby? Dai. Ti do 5 euro, te lo giuro. No. Stessa posa, stessa posa. No, no. La scommessa si fa. Cosa? Chissà se gli ha dato davvero i 5 euro dopo. O se lo sono dimenticati. No, non si vede niente. Occhio dove ci cammina che dopo. Ma dove sono? In chiesa? Porca miseria. Solito, fa cadere sempre le cose. 300 euro. La prendiamo? Ma che cos'è sto posto? Con quella viaggi veloce, eh. Esatto, l'accesso alle persone non è autorizzato. Tu sei autorizzato? Qua dentro si va nelle cripte. Hai preso il cestino del pranzo? Hai preso il cestino del pranzo? Del Grifondoro. Per ogni volta che mando un messaggio vocale devo sempre riascoltarlo. Oddio, sì. Sì, questo è verissimo. È proprio una sua fissa. Ogni volta che lui manda un messaggio vocale...
c'ha questo vizio di doverlo sempre riascoltare. Anch'io a volte gli chiedo, ma perché lo stai riascoltando? E lui mi dice, oh, per sentire se si sente bene. In realtà sta ascoltando la sua voce per sentire se è bella. Guardala, dove? Alizio, bella faccia. Ma il pollo, no, ma non si vede. No, sei veramente? Ma è bello, sì. Dove? E dov'è? Non lo vedo. Dov'è? Dov'è? Lo vedi? No. Ma è morbido? Non l'ho visto. Ciao. Oddio, ciao. I capelli, ciao. I capelli di male in peggio. Salve, lasciatemi. No, li preferisco allora, di gran lunga come bene, sono però, adesso i suoi capelli. Sei pronto? Io sono il look. Vai, pronto, 3, 2, 1. Ok, molto meglio. Decisamente wow. Molto meglio. Wow. Allora, guarda, io qua c'ho un paio di domande che mi hanno fatto i fan e direi di... Che brutti. Dai, iniziamo subito, domande, via. Sei bananoso? Passagemi. No, che schifo. Dai, no, non è bananoso, rispondi. Non è bananoso. Qual è il tuo numero? 4. Il 3. Sai che io ho sempre odiato il 4? Perché il 3 era il mio preferito. Io credo sia l'11 o il 12 il mio numero preferito. Io odiavo il 3 perché il 3 veniva prima del 4. Giuliano mi scrive, pensi mai a crearti una famiglia tutta tua? Wow. Piano, allora, io allora, primo elemento, serve una ragazza. Qua non credo che ce l'avesse ancora. Giuliano. Io ho 22 anni. Appunto, appunto, bravo. Ma ti immagini la famiglia a 22 anni? Se uno trova adesso ne ha 25, okay. Quindi non cambia più di tanto la faccenda. Esatto, a proposito di questo, molti di voi, penso di averlo anche già detto in una storia di Instagram, molti di voi mi chiedono sempre quando rimarrò incinta. Non adesso. Non adesso, mi chiedete sempre quando farai i figli, quando ti sposerai. No, al momento proprio no, ragazzi, no, categorico no. Il pollo, lo mangio io. Allora dipende, bella faccia sì, di Minecraft lo mangio spessissimo, reale, sono due cose diverse. Vedo sempre che si mandano le foto della carne che mangiano a pranzo, cena, c'è sempre il pollo che mangiano. Il mio piatto preferito l'ho mangiato oggi. Oh! Me l'ha fatto mangiare lui e sono i tortellini. I tortellini, ragazzi, sono È nata qua la passione dei tortellini, allora. Gliela fatti scoprire bella faccia, forse? Perché Ale sa che voleva entrare nella confraternita dei tortellini. Appena è venuto qua a Bologna, per la prima volta, la prima cosa che ha preso sono stati i tortellini. E poi li ha presi il giorno dopo ancora, il mese dopo ancora. Abbiamo fatto i tortellini al ragù. Teoricamente non si fanno, magari, anche. Si fanno infatti! Non si fanno! Sì, in tanti modi, come uno può piacere anche... Poi non erano i tortellini come li hai presi te, era un altro abbinamento, te hai voluto prendere quell'abbinamento. Sì, io ho voluto prendere i tortellini e ragù perché, scusate, mi trovo nell'Emilia Romagna, fanno ragù, fanno tortellini. Te ne sei pentito? No. E allora? Buonissimi, veramente buonissimi. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Meglio spada non o ho piccola? Parole. Commenti. Spada. Il gioco preferito di Ale. Indovinate. Metti in due. Che no, poi, plot twist, a metti in due, ho iniziato a giocarci anch'io, più o meno, cioè anni fa, più o meno nel periodo in cui anche Ale ci giocava, è stato uno dei miei primissimi videogiochi, ricordo. Però non è il mio gioco preferito. Minecraft, ovvio, ragazzi, ci gioco da una vita, ci gioco tutti i giorni, faccio tutti i giorni video, che quale volete che sia il mio gioco preferito. Ti piace andare a scuola? Allora, no. Io non vedo il senso di questa domanda. Esistono persone a cui piace andare a scuola? L'elementare? Beh, dipende. Andare a scuola, se hai una bellissima classe come le ho sempre avute io, alle superiori, per intenderci, a me faceva piacere andare a scuola. Passiamo al terzo video. Kendall e bella faccia in palestra. Sparito. Andato in doccia. Andato a fare colazione. Sei qui? Non è qui. Sotto il letto. Forse sul tetto? Fuori dalla finestra. No. Kendall? Dov'è? Forse qui. Kendall? In frigo, nel minibar. Scusate, no, non c'è Kendall qui. Cosa si fa qui? Io, ragazzi, con una flessione del genere sono morta a terra, stecchita. Ho 0, 0, 0, proprio 0 forza nelle braccia. Io così sarei già morta. Ma cosa fai qui? Ma scusa, t'avevo visto per terra. Cosa 5.000, 5.000? Ma cosa 5.000? Cos'è successo qua ai capelli?
Ma no, amore, i capelli. Ma cosa stai dicendo? Ho fatto 5.000 pressioni. Sì, non ti crede nessuno. Cosa stai facendo? Ma cosa è successo? Ho 8.000 mi piace, dobbiamo fare video in palestra. Veramente? Sì. Allora, per la pace... Sembra un nido di calabroni appoggiato lì così che esce. Il video... Cosa, amore? Amore, ma hai dei capelli qui? Metto livello 3. Allora, ok, questo è uno scontro fra titani. Adesso parte. Vediamo chi resiste di più. Metto difficoltà. Anch'io ho un po' il fiatone. Ma che 2 minuti? 56 secondi abbiamo fatto. 56 secondi di corsa. 3. Vai, fai lo spaccone che anda. 4. Avrà avuto anche dei brutti capelli, però... Però... Ok, su, dai. 20 è facile. Vabbè, è evitato guardare qua. Però è anche dietro. Beh. Ho visto in Cina che lo facevano anche così. Come lo fa? Vediamo chi vince questa sfida. 6, 7, 8. Tocchi col petto? Sì. 9. Finge di toccare. Ah, io sono stato. 11. Dai, che vinco 12. Invece beh, la faccia comunque negli anni lo vedo sempre uguale, cioè non mi sembra sia cambiato, mentre Ale invece gli è cresciuta la barba, sono cambiati i capelli, è cambiato, beh la faccia è sempre lui, è sempre uguale. Quindi sì, dici che difficoltà piccolino. Io e Kendall ci alleniamo per le Olimpiadi. Non so che cosa facciano qui, ma... Tutti sanno che prima bisogna scaldarsi, vero Kendall? Giusto, caldo. Giusto, cioè, giusto. C'è un caldo, qua si muore. No, inizia giusto. A correre, forza, dobbiamo scaldarci, quindi... Beh, odio correre! Che odio correre! Meglio, meglio, usa coi piedi! Io che... Sarà più difficile sono uguale. Di quello che sembra, ragazzi, poi fa un caldo, saranno 40 gradi! Appunto! Abbiamo già finito? Sì! Appunto, ah, che ti passa la voglia di correre! Andiamo a mangiare? Ecco! Ma io un salto lunghissimo meglio. Ha fatto. Adesso ragazzi vediamo Kendall come se la cava. È un canguro, bravo, bella faccia culo, come dice. Vai. Oddio. Oh! Una rincorsa c'ho. Non ho visto dove dai. È caduto rispetto a bella faccia. Insufficiente te lo sei preso. Almeno un 8, 8 su 10. Insufficiente. Ok ragazzi, adesso proveremo il salto con gli ostacoli. Cioè non sarà proprio un salto. Beh anch'io qua morirei, io mi romperei il naso dei... ragazzi fisso. Vediamo. Pronto? Non voglio guardare. Ce la fa? Ce la fa? Come non paura. Ce la fa? Dai. Ce la fa? Oh. Ok. Quindi adesso ha varie difficoltà, come puoi vedere. Bravo, alzala. No. Sì. Oh. No, ok, adesso inciamperei, ragazzi, fare una figura 72. Patetica. Oh, 83 centimetri. Io sono un salame per far queste cose. Sei pazzo? Basta. Come fa a saltare non così in alto? Non se la farà mai. Non no, se la infatti, non ce la farà mai. Ma è 1,06 m. Vado a prendere i fiori per la bara di Kendall. No. Non ce la fa tanto, non è possibile. Oh mio Dio. Sono Spider-Man? Ma come hai fatto? Quanto lo fai te dall'alto? Un decimo dell'allenamento l'abbiamo fatto. Adesso passiamo a qualcos'altro. Ha saltato 1 m. Come ha fatto? Bene ragazzi, dopo questo video reaction a cose incredibili, specialmente i capelli di Ale e alla sua barba sparita, svanita nel nulla, direi che da Carly o è che Carly è tutto e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!